Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi un video un po' diverso dal solito, volevo solo parlarvi della mia esperienza per quanto riguarda l'assistenza DJI, siccome che non è stata un'esperienza positiva, o meglio, positiva per un certo punto di vista, negativa per un altro, anzi molto negativa per un altro. Quindi volevo portare sul canale la mia esperienza personale con DJI. Fino adesso non avevo mai avuto bisogno dell'assistenza DJI, quindi non sapevo com'era, come non era, e tutti diciamo i pro e i contro dell'assistenza di DJI. Però anche per me è arrivato il giorno in cui ne ho avuto bisogno, e ne ho avuto bisogno per questo, per il piccolo Osmo Pocket. Io non sono uno di quelli che dice: ah cavoli, però DJI si è rotto anche lui, anche se costa tanto. No, non è questo il discorso del video. Adesso andremo a vedere di cosa parla realmente questo video e perché sono arrabbiato con DJI. Allora, ho acquistato questo prodotto il 30/12/2018 e l'ho acquistato da Trony, quindi un negozio di elettronica, una catena molto famosa. Ho acquistato il prodotto, l'ho pagato esattamente 359 euro, cioè il prezzo che poi è il prezzo diciamo che si trova in giro l'Osmo Pocket nel suo prezzo standard. L'ho acquistato da Trony perché sul sito DJI non era disponibile, quindi l'ho acquistato dove l'ho trovato. Adesso esattamente circa un mese fa ha iniziato a non funzionare bene il microfono, nel senso che se registravo con la funzione della riduzione del rumore, la registrazione audio veniva bruttissima, mentre se disattivavo la funzione riduzione del rumore registrava bene. Ma questo ovviamente è un malfunzionamento, perché fino a quel momento registrava bene anche con attivata la funzione riduzione del rumore. Allora cosa ho fatto? Sono andato nel sito DJI, ho aperto una pratica per l'assistenza e ho fatto tutta la procedura che andava fatta, fin quando è arrivato il momento di spedire il pacchetto. Quindi ho spedito il pacchetto così come mi è stato detto, l'ho inviato a Roma alla sede DJI, o meglio alla sede dell'assistenza DJI di Roma, a mie spese l'invio del pacchetto. E qua già la prima cosa, ok, quindi 12,90 euro di spese di spedizione per mandarlo a Roma. Dopo qualche giorno, quando il pacchetto è arrivato e l'hanno diciamo visionato, mi hanno contattato telefonicamente e mi hanno detto che ok, l'Osmo Pocket riscontrava veramente un problema di malfunzionamento dal punto di vista del microfono con attivata la funzione di riduzione del rumore, quindi era riparabile in garanzia. Però per ripararlo in garanzia bisognava spedirlo in Olanda, e ok, perché l'assistenza DJI per la sostituzione e riparazione è in Olanda. Quindi da qua è andato a Roma, 12,90 euro a mie spese. E loro mi dicono: ok, adesso proprio per mandarlo in Olanda bisogna pagare 30 euro. Ok, 30 euro. 30 euro per mandarlo in Olanda e farlo tornare dall'Olanda a Roma. Ok, quindi ne ho spesi 12,90 per mandarlo a Roma, ne ho spesi altri 30 per farlo andare da Roma in Olanda e dall'Olanda a Roma. Quindi tutto questo per un prodotto in garanzia, che con un guasto in garanzia, perché loro mi hanno detto che queste spese erano, non ho capito bene, maggiori perché non l'ho acquistato da loro. Sì, ho capito, ma l'ho acquistato da un negozio di elettronica, una catena di un negozio di elettronica con tanto di scontrino. Quindi perché cavoli mi devi far pagare così tante spese perché non l'ho acquistato da DJI direttamente? E poi sul sito DJI non era disponibile, tantomeno nel negozio DJI. Quindi non vedo il perché, se io compro un prodotto però non lo compro direttamente nel loro store, ci devo pagare tutte queste spese. Ma non è finita ovviamente, perché ok, è andato in Olanda, è tornato a Roma, quando è arrivato a Roma mi è arrivata un'altra email con scritto che il prodotto era ritornato dall'Olanda, per riceverlo a casa dovevo pagare altri 15 euro di corriere SDA. Quindi ragazzi, facciamo il totale. Allora facciamo 12,90 più 30 per andare e tornare dall'Olanda, più 15 per arrivare da Roma a casa mia, totale 57,90 euro. Cioè
Ragazzi, per riparare un prodotto in garanzia, cioè questo che costa 359 euro nuovo, ne ho spesi 57,90 solo di trasporto per andare e tornare dal punto diciamo di riparazione DJI. Cioè, veramente ragazzi, secondo me è incredibile. Poi magari voi mi dite no, ma perché? Boh, io la vedo come una cosa assurda. Soprattutto la cifra assurda, è ancora più assurdo il fatto che la cifra sia più alta. Adesso io non so quanto sarebbe stata la spesa se l'avessi acquistato da loro. Se in quel caso avrei pagato solo le spese da qua a Roma e da Roma a qua, che comunque secondo me è lo stesso folle. Io ammetto solo che il pagamento al massimo di quelle da qua a Roma e basta, tutto il resto sarebbe dovuto essere a carico di DJI, essendo un prodotto in garanzia. Quindi secondo me, almeno magari voi me lo confermate, chi ha avuto la possibilità di acquistarlo su DJI e poi ha avuto a che fare con l'assistenza, o magari anche con un prodotto, con un altro prodotto DJI, quindi magari con un drone, piuttosto che il risparmio è nelle 30 euro da Roma all'Olanda. Però secondo me l'inviarlo da casa vostra a Roma e da Roma a casa vostra è, secondo me, è sempre a carico del consumatore. Poi magari mi sbaglio, però confermatemelo voi ragazzi se avete avuto a che fare con l'assistenza da quel punto di vista. Io so solo che ho pagato 57,90 euro, e la cosa secondo me assurda, tornando sempre al discorso di averlo acquistato in un negozio che non era uno store DJI, però vabbè, proprio cose dell'altro mondo, io sono rimasto davvero di stucco. E soprattutto ragazzi, la cosa che mi fa specie è che poi sento magari tanti nei commenti, quando parlo di droni così, quando parlo di questo, l'Autelivo, ok, sapete tutti che il suo punto debole è che non è importato in Europa, quindi bisogna acquistarlo in America, e tutti mi hanno sempre detto cavoli, sì, mi piacerebbe acquistarlo perché secondo me è un drone valido e via dicendo, però se si rompe lo devo spedire in America a mie spese. Ok, e qua sono state a mie spese. Quindi non è che la differenza è tanta, almeno qua c'è una motivazione, l'ho acquistato in America, loro non hanno un'assistenza in Europa, te lo dicono prima, non è che lo scopri dopo, e ci paghi le spese di spedizione per inviarlo in America e farlo tornare. E non pensate che siano tanto di più di quelle che ho speso qua, perché vabbè, a meno che si fa una spedizione assurda di quelle che arrivano in America tipo in 3 giorni, ma se si fa una spedizione in cui questo va in America in 10 giorni e anche il ritorno uguale, alla fine le spese siamo lì. Quindi ragazzi, qua c'è una motivazione, tutti non lo vogliono acquistare, o meglio, tanti non lo vogliono acquistare per questo motivo, per non, con l'assistenza che poi bisogna pagare la spedizione, andata e ritorno per farlo riparare. Ma adesso che ho scoperto che anche con DJI si ha lo stesso identico problema, sebbene un prodotto importato in Europa, ed è tutta la spesa è stata a carico del consumatore, in questo caso io, cioè ragazzi, secondo me veramente assurdo. Quindi ragazzi, questo era solo un video sfogo, dove veramente era la prima volta che usavo l'assistenza DJI, niente da dire dal punto di vista proprio pratico dell'assistenza, funzionato tutto bene, nel senso molto precisi, ti arriva sempre un'email che ti dice in quel momento cosa sta succedendo, ogni movimento che fa l'oggetto che voi inviate, vi arriva un'email che vi segnala il movimento che ha fatto quell'oggetto nel trasporto, piuttosto che quando viene preso in carico, cioè da quel punto di vista funzionato tutto benissimo. Ma dal punto di vista, ragazzi, economico, veramente assurdo. Quindi ragazzi, scrivetemi voi nei commenti la vostra esperienza, se ne avete avuta una con DJI, se è stata simile alla mia, se è stata diversa, non lo so, commentate voi, commentate anche il discorso che vi ho fatto con Autelivo, se secondo voi ha senso rispetto a DJI o meno. Quindi ragazzi, se questo video sfogo vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube, e ci vediamo nei prossimi video. Ciao!